20:30 di nuovo, buonasera dagli studi di TG2000. È strage ad Alindao, nella Repubblica Centrafricana. Un centro della diocesi che accoglie sfollati, maggioranza cristiani, è stato attaccato da uomini armati. Almeno 42 le vittime, fra cui due religiosi. Nicola Ferrante. Due sacerdoti e decine di fedeli uccisi nel vescovado della diocesi di Alindao. Orrore nella Repubblica Centrafricana. Secondo scarne informazioni, l'area della curia destinata ad accogliere oltre 25.000 sfollati è finita sotto attacco di una costola dei temibili Seleka, i miliziani fondamentalisti a maggioranza islamica. E quindi da ieri questo sito è stato attaccato dal gruppo ribelle UPC. Che cosa è successo all'origine di questo attacco non si sa molto, ma sappiamo che questo gruppo ha attaccato questo sito uccidendo le persone, bruciando case, rubando tutto quel che potevano rubare. E ci sono tante persone che hanno trovato la morte. Secondo stime ufficiali le vittime sarebbero una quarantina, ma ora dopo ora il bilancio continua a salire. C'è chi parla addirittura di un centinaio di trucidati. Fra loro il vicario generale padre Blaise Madà, cioè il numero due della diocesi di Alindao. Un uomo mito, un uomo di preghiera e un uomo che amava la Chiesa. Un uomo buono. Secondo me ha trovato la morte nella fedeltà alla sua missione. Dell'altro sacerdote, padre Celestino Gumbango, non si hanno invece più notizie e questo lascia pensare che possa essere rimasto vittima anch'egli per le ferite riportate durante l'attacco. Messo a ferro e fuoco il vicino arcivescovado, nonostante nei giorni scorsi il vescovo avesse denunciato alle forze internazionali di sicurezza MINUSCA il clima di assedio. I terroristi sono fuggiti con la macchina del vescovo. Quando l'attacco è successo, c'era nessuna forza, esercito, che poteva impedire questi ribelli di attaccare il sito. Quindi i ribelli hanno avuto il campo libero, possiamo dire, per fare tutto quello che volevano fare e l'hanno fatto. Dopo questo attacco appare fragilissima la pace in Centrafrica. Come state affrontando, con quale stato d'animo tutto questo? Umanamente siamo tristi, ma spiritualmente siamo forti. Perché questo attacco non è proprio per fare tacere la Chiesa, no, mai. La Chiesa mai non può tacere. La Chiesa ha questa forza, diciamo, di andare avanti nella persecuzione. Questa è la storia della Chiesa. Quindi noi che siamo vivi continuiamo questa missione per, insomma, parlare della pace, condannare le violenze e chiedere a tutti di convertirsi, perché Dio è la pace, Dio non è la guerra. E questa missione noi che siamo vivi continuiamo a farla. E la notizia dell'uccisione di un altro religioso a colpi di arma da fuoco arriva dal Sud Sudan. Si tratta di un gesuita del Kenya, padre Victor Luke Odhiambo, 62 anni, direttore di un centro gestito dalla Chiesa Cattolica nello stato di Gok e da 2 anni vice superiore della comunità gesuita di Quebec. Alcuni uomini armati hanno preso d'assalto il complesso in cui il prete risiedeva. Non è ancora chiaro il motivo dell'uccisione. Cambiamo argomento, veniamo al clima teso in Gran Bretagna, dove la Premier Theresa May è in grande difficoltà dopo la bozza di accordo con Bruxelles sulla Brexit. Caterina Dall'Olio. La stampa britannica ha chiamato la giornata di oggi il May Day, un'idea felice, perché da un lato il governo britannico, dopo l'accordo chiuso faticosamente con l'Unione Europea sulla Brexit, è appesa a un filo ed è a rischio sfiducia. E quindi certo, May Day, aiuto, come segnale lanciato da una barca che sta affondando. Ma oggi senz'altro è stato anche il May Day, il giorno di Theresa May. La Premier infatti si è dimostrata una lady di ferro che non è arretrata di un millimetro. E poco importa se ieri 4 ministri hanno dato le dimissioni, già tutti prontamente rimpiazzati. Poco importa anche se questa mattina pareva che 48 parlamentari fossero pronti a votare la sfiducia, un numero che nel corso della giornata è rientrato, riducendosi a una ventina, rimandando la mozione di sfiducia alla settimana prossima, se mai arriverà. Ben più importante per lei il fatto che 2 ministri a favore della Brexit abbiano dichiarato pubblicamente che non staccheranno la spina al governo, perché a detta loro questo accordo è meglio di nessun accordo. Un governo diviso per un paese diviso. Ormai il 29 marzo si avvicina, il giorno della resa dei conti, la definitiva uscita di Londra dall'Europa. Il tempo stringe, l'accordo deve essere ratificato dal Parlamento britannico in un voto ai primi di dicembre. Is there anyone that can do it better?
C'è qualcuno che poteva fare meglio? Questo è il punto. Credo che lei abbia lavorato duramente. Se c'è qualcuno che poteva fare meglio, credo che ad oggi sarebbe già venuto fuori. Entriamo in Italia per parlare dello scontro sui termovalorizzatori in Campania, tema sul quale profonda la spaccatura all'interno del governo. Il servizio di Leonardo Possati con il commento di Don Patriciello, che conosce bene quella realtà, la Terra dei Fuochi, dove i rifiuti sono diventati un business della criminalità. Più inceneritori in Campania per risolvere il problema dei rifiuti, dei roghi della spazzatura e dei siti di stoccaggio. La proposta, lanciata dal ministro dell'Interno Salvini, ha sollevato un polverone nella maggioranza di governo, con il vice premier Di Maio e il presidente della Camera Fico che si oppongono fermamente a questa scelta. Certo, gli inceneritori in molte regioni d'Italia ed Europa hanno un ruolo fondamentale nello smaltimento dei rifiuti. Basti pensare che la Germania ogni anno brucia 17 milioni di tonnellate di spazzatura per produrre energia. Ma il problema dello smaltimento dei rifiuti in Campania va oltre tutto questo, come ci racconta Don Maurizio Patriciello, parroco della chiesa di San Paolo Apostolo di Parco Verde a Caivano, alle porte di Napoli. Noi non abbiamo bisogno di altri inceneritori, assolutamente. Quello di Acerra brucia tutti gli oltre 8 inceneritori che stanno in Emilia Romagna, quindi è enorme. E abbiamo bisogno invece di mettere proprio le mani sulla illegalità, sul lavoro sommerso. E poi in questi mesi non è che sono bruciati i sacchi nelle campagne, ma sono bruciati i siti di stoccaggio. Appunto, i siti di stoccaggio, ovvero gli impianti che smaltiscono i rifiuti, ma che non dovrebbero bruciare in maniera dolosa. I problemi che ci sono per quanto riguarda i rifiuti sono i rifiuti industriali, quindi bisogna partire dal lavoro illegale, perché tutto ciò che viene prodotto in nero, poi gli scarti hanno bisogno di essere smaltiti in nero. Su questo problema nessuno vuole mettere le mani. Bruttissima vicenda di cronaca che arriva da Aosta. Una madre, infermiera di professione, ha ucciso i suoi due figli con una iniezione letale, poi si è tolta la vita. Beatrice Bossi. All'improvviso il silenzio di questa valle si è squarciato. Nel paesino di Emaville, incastonato tra le Alpi, a pochi chilometri da Aosta, una terribile tragedia familiare ha sconvolto la comunità, che non smette di domandarsi come sia potuto accadere. Nessuno si è accorto dei segnali di disagio che ieri notte hanno portato Marisa ad uccidere figli per poi suicidarsi. La voce del sindaco, dei colleghi e dei vicini di casa in questo senso è unisona. Ho visto sempre una famiglia unita, e sempre assieme, come l'hai detto prima, passeggiate in montagna, andavano dappertutto assieme, come una famiglia normale, nel senso il padre giocava con i bambini, la madre anche. Secondo i primi esami, la donna avrebbe prima sedato e poi ucciso i bambini di 7 e 9 anni. L'arma del delitto si ipotizza sia una iniezione letale di potassio come quella utilizzata per le esecuzioni capitali. Solo l'autopsia potrà dire con certezza le cause della morte. La sostanza potrebbe essere stata sottratta dall'ospedale Parini di Aosta, dove la 48enne lavorava come infermiera. Le indagini faranno chiarezza anche su questo punto. Prima di uccidersi con una terza iniezione, Marisa ha scritto un messaggio per il marito. Non ce la faccio più. Le parole lasciate su due fogli distinti. Osvaldo, quando a mezzanotte è rientrato dal turno come agente della forestale, ha trovato i figli sul divano e la moglie riversa in terra. È uscito urlando, ha chiamato la polizia e una crisi di nervi l'ha costretto poi ad un ricovero in ospedale. Quando si riprenderà, forse potrà fare chiarezza su un episodio a cui nessuno al momento riesce a dare una spiegazione. Spostiamoci in California, dove purtroppo cresce il bilancio delle vittime degli incendi che stanno flagellando quella terra. Francesco Durante. Un rogo infinito che ha trasformato il nord e il sud della California in un luogo desolato e spettrale, come se fosse stato al centro di un conflitto. Dall'8 novembre le vittime sono almeno 63, più di 600 le persone disperse. Le fiamme hanno distrutto quasi completamente la città di Paradise, nella contea di Beatty, circa 280 miglia a nord di San Francisco. Leslie e Brian Bell sono in attesa del loro primo figlio, che nascerà tra due mesi. Sono riusciti a scappare dalla casa in cui abitavano, poco prima che fosse raggiunta dal fuoco. Ora si sono sistemati in un albergo con i loro 4 cani. Ero andata a portare fuori i cani, racconta Leslie, e ho visto grossi pezzi di brace che cadevano dal cielo.
2-3 feet in diameter. Anche Randy Parkerson e sua madre Irene, 80enne, si sono salvati dall'incendio scappando dalla loro casa mobile. Tutto intorno c'erano fiamme altissime. Oddio, dobbiamo passare attraverso questo inferno, ricorda Randy. Non vedevamo nulla davanti a noi, ma ce l'abbiamo fatta. Domani il presidente Trump sarà nelle aree colpite dalla catastrofe per incontrare gli sfollati dell'incendio più devastante nella storia della California. Il nostro inviato ad Aleppo in Siria, Massimiliano Cocchi, ci racconta la difficile quotidianità dei giovani che faticano a costruirsi un futuro. A poche centinaia di metri dalla distruzione della città vecchia c'è l'altra faccia di Aleppo, quella dei ristoranti e dei coffee shop, dei ragazzi che cercano le ragazze e delle ragazze che fumano il narghilè. Quando ci avviciniamo al loro tavolo, Solida, Salim, Nidia, ridendo ci dicono che stavano facendo solo un po' di gossip. Poi però ci spiegano che qui si finisce per parlare sempre delle stesse cose, il lavoro e la voglia di andare via. Nidia è laureata in Business and Management Administration e insegna matematica in una scuola privata. Vorrei un lavoro adeguato alla mia laurea, ma qui non lo trovo. Il mio fidanzato è in Canada, l'anno prossimo mi sposo e me ne vado in Canada anch'io. Salim conferma che la preoccupazione di tutti è il lavoro, ce n'è poco e quel poco è anche pagato male. Sono un insegnante, lavoro 7 ore al giorno, dalle 8 alle 15 e guadagno meno di $70 al mese. Dall'inizio della guerra sono oltre 5 milioni le persone che hanno lasciato la Siria e la maggior parte sono giovani, come spiega Solida. Faccio volontariato e assieme ad alcuni amici ci prendiamo cura degli anziani rimasti soli, quelli cui figli sono andati via, all'estero. Li aiutiamo con i lavori domestici, facciamo loro la spesa, piccole cose, ne seguiamo una trentina, ma in città ce ne sono moltissimi. Quello dei siriani è un esodo forzato che non si è mai fermato. La mancanza di sicurezza e di lavoro sono le cause principali, ma non solo. Dikram ha 20 anni, fra qualche mese sarà chiamato per il servizio militare. Per questo anche lui vuole andare via. Fare il militare in Siria significa infatti andare in guerra. Sono spaventato perché se non muori in guerra uccidi comunque il tuo futuro. Il servizio militare può durare anche 8 anni, vuol dire ritrovarsi magari a 30 anni a cercare un lavoro senza avere alcuna esperienza. Io me ne andrò in Libano, forse a Dubai, ancora non lo so. Quello che so però è che voglio tornare. In Vaticano adesso visita sorpresa in piazza San Pietro di Papa Francesco nel presidio sanitario allestito in occasione della giornata dei poveri che ricorre domenica. Paolo Fucili. C'è chi applaude, chi scatta foto, chi esclama in romanesco «Non ce posso crede». Francesco arriva a piedi, accompagnato da Monsignor Fisichella, diretto al presidio sanitario di Piazza San Pietro. Grazie Papa sempre, grazie Papa! Accoglienza stupita ma calorosissima, Francesco saluta uno ad uno pazienti e personale sanitario volontario. L'occasione è la Giornata Mondiale dei Poveri, domenica, seconda edizione. Voluta e istituita, manco a dirlo, da Papa Bergoglio per tutta la Chiesa Universale. In programma la messa a San Pietro, poi pranzo in aula Paolo VI per 3.000 poveri in compagnia di Sua Santità. Tanta gente viene. La struttura provvisoria allestita a San Pietro e visitata oggi dal Papa offre invece per l'occasione visite e prestazioni sanitarie a chi altrimenti sarebbe costretto magari a rinunciare a curarsi, italiano e straniero. Non conosce le lettere latine, non capiamo se non vedeva veramente o se aveva un problema di vista. E l'esempio di Francesco in queste ore sta contagiando tutti. Tante le iniziative straordinarie programmate e annunciate accanto al più nascosto lavoro quotidiano in tutta Italia e all'estero da gruppi di volontariato e non solo, come i 10 ristoranti del centro di Roma che offriranno anch'essi un gustoso menù completo ai poveri della città. Siamo al minuto di, come ogni venerdì, con il fondatore di Slow Food, Carlo Petrini. Per la prima volta nel nostro paese un disastro ambientale come quello che abbiamo avuto negli ultimi giorni mette in sofferenza l'intero territorio nazionale.
Questo significa che questo fenomeno ha dei risvolti impressionanti e sono tutti riconducibili al cambiamento climatico, con un fenomeno che non si era mai visto in intensità così grande come quello di raffiche di vento che viaggiano ai 200 km ora. Se questa è la realtà, occorre prendere delle decisioni. E se pensiamo che ogni secondo 2 metri quadri del nostro paese viene cementificato, ogni secondo, bisogna fermare questa situazione. Perché avanti di questo passo, non le frane e le alluvioni, assisteremo a un depauperamento del suolo e dell'ambiente italiano in maniera forse irreversibile. Ci fermiamo qui, ma in arrivo Antonio Soviero con Guerra e Pace. Si parla anche di Brexit. State con noi.